Ciao ragazzi, allora, visto che non parliamo da tanto, volevo fare questo video qua. Questo video parleremo un po' della domanda che mi farete in tanti prossimamente. Ovviamente parlo di The Last of Us 2 e se lo porterò. Ovviamente sì che lo porterò. Soltanto ad una condizione. Se lo porterò, lo dovrò portare non più su YouTube, ma su Twitch. Vi ricordo comunque, adesso vi comparirà il messaggio qua sopra in viola, il messaggio di seguirmi su Twitch, ovviamente lascerò pure anche il link in descrizione. E questo esperimento a cosa si riferisce? Si riferisce a quello di portare tutta la serie di Last of Us 2 su Twitch. Voglio provarci perché già in questo periodo. Non so quando uscirà questo video, però in questo periodo mi sto un po' annoiando a casa, sto facendo alcune live alla sera, non sempre. Alcune live ho fatto una live su Valorant, una live su Eleven Strikers, per ora questi sono questi due giochi. Ovviamente in questo periodo sono pure impegnato con il torneo insieme al mio team su Rainbow Six e niente. Però qui in questo video non siamo. Non siamo qui per parlare per il mio canale Viola, vi ricordo sempre il link in descrizione, ma per assicurarvi che porterò della sua pastura. Ovviamente sì, lo porterò probabilmente. Segnate questa data che vi lascio qui sotto, domenica 21 alle ore 17, primo episodio della sua pastura. Dovete farmi un favore. Se vedete che la live inizia o a laggare o che la vedo, ho notato che lagga, registrerò il primo episodio per intero e lo caricherò su YouTube il primo episodio e dopo continuerò la serie su YouTube. Cosa mi posso aspettare da questo nuovo capitolo? E questo capitolo è atteso da anni, se non sbaglio, da quando hanno giocato il primo. Ho giocato il primo l'anno scorso e però gli altri l'avranno giocato nel 2013-2012, da quando è uscito in pratica. Io aspetto tanto, ma da quanto ho letto in giro per il web hanno spoilerato, barra leakato, il finale proprio del capitolo. Questa cosa proprio mi botto per pure, non più per me, perché io per fortuna ancora vedo, però mi dispiace un botto per chi ha atteso tanto, tanti anni per questa serie. Mostrare alcune cose che ho trovato su Reddit. Ho trovato un post bel, un post che ragiona tanto che ragiona su Reddit. Allora, ci sono dei commenti discussosi e razzisti che stava ricevendo. Non sono sicuro di quanti di voi lo sappiano, ma ha circa di 11.000 abbonati, copre The Last of Us 2 da poco più di un anno ed è molto entusiasta di questo franchise, ovviamente. Come la maggior parte di noi è molto eccitato per la parte 2. Mi sono sempre piaciuti i suoi video, il suo entusiasmo e il suo entusiasmo per questo gioco. Qualche giorno fa, quando il trailer è caduto, sta scritto però in teoria, quando il trailer è uscito, ha trasmesso lo streaming per la sua reazione e comprensibilmente è diventato un po' emotivo in streaming, cioè si è emozionato, come è scritto qua, emotional, emotional, correggetemi se parlo male in inglese. E penso inizialmente solo a causa dell'hype, ma poi gioco. Poi poco dopo, a causa dei commenti e solamente il discorso dei razzisti che stavo ricevendo nella chat nei commenti. Vedere questo ragazzino fare ciò che ama, pubblicare video di copertura, reazione su un franchise di ciò che ama e poi farsi completamente a pezzi da persone odiose, mi ha davvero spezzato il cuore e ho iniziato a strapparmi al suo stato emotivo, molto genuino. Le persone sono fottuti animali, mi fa davvero schifo. Non sono su Twitter o IG o Instagram, quindi non ho potuto contattarlo personalmente per chiedere il mio supporto e le mie parole di incoraggiamento. Sto chiedendo a voi di persone di buon cuore di farlo al posto mio. Sto
So che ci sono molte persone più serie del mondo in questo momento, ma sento che questo è esattamente il momento e il luogo di cui condividere l'amore e l'incoraggiamento, in particolare per youtuber e altri genere. Racconta di come questo youtuber Tagliae abbia ricevuto dei commenti razzisti o disgustosi con questo streaming. Voglio ricordare che queste cose non vanno mai fatte, nemmeno in giro. Staccandosi dal discorso di prima, cosa ne penso riguardo al leak del finale? Cosa ne potrò pensare e cosa mi posso aspettare dal nuovo finale di Last of Us 2? Perché questo fatto si era davvero proprio ineccepibile. Notizio che ogni volta è un tizio che si chiama Pasquale. Tutto l'ultimo video del trailer spoilerava ad ognuno, rispondeva ad ognuno come finiva la storia. E questa cosa mi urta un sacco, non più per me, però tutti che stanno aspettando questo gioco da anni. Ovviamente, da quanto ho sentito in giro, la storia ha un finale deludente, si dice, ma io non voglio mettere in dubbio niente, quindi me lo goderò al massimo. Ci sono delle basse probabilità che ci sarà un terzo capitolo, anche se lo spero tanto, ma non credo che ci sarà altro un terzo capitolo. Spero tanto che arrivi questo 19 giugno. Mi è piaciuto il primo capitolo, dovevo uscire la recensione, ma avendo poco tempo, avendo poche disposizioni per farlo, per registrare e montare il video. Niente, io come ho già detto, spero che non finisca così, spero che non ci sia un finale chiuso e spero che continui con un terzo capitolo, anche se ci sono bassissime probabilità che esca un terzo capitolo. Vi lascio un po' con dei gameplay. Vi ricordo sempre di seguirmi su Twitch, perché non solo proverò questo esperimento di portare la serie di Last of Us, ma proverò anche a fare altri giochi. Vedendo la mia ultima live, l'arco di FPS, proverò a risolverlo. Tra poco uscirà anche un video su Valorant, che sto portando pure su Twitch. Questo è tutto, ci vediamo in diretto a 19 giugno. Bella. I think we should go out like Eugene. From a stroke? No, from old age. Like living a long life. You? No way. Come on. You're way too reckless. Oh, look who's talking. Well, you'll probably die from hypothermia from wearing canvas sneakers in the snow. I am wearing boots today. You know how you're gonna die? Let me guess. You're gonna kill me? Did I ruin your punchline? No. Maybe. Fuck you. Sorry. I see spores in there. Masks on. Got it. Remember, I don't want to have to shit you in the face. Oh. That's so sweet. All these spores mean they've been here for a while. Keep your eyes peeled for older infected. Yep. Is this part of the supermarket? I don't know. I think we're above it. Let's get to the ground floor. Thank you.
Blind motherfuckers make my skin crawl. Let's make sure the rest of the building's cleared out. And then get the fuck out of here. Speaking my language.